Stiamo assistendo a, io credo, una serie di autogol, perché mi sembra evidente, ci sembra evidente, penso almeno a tutte le donne italiane, credenti o no, che garantire il diritto all'aborto e il diritto all'aborto deve andare insieme ovviamente all'educazione affettiva, all'educazione sessuale, a partire dalle scuole, alla contraccezione offerta. E le informazioni e la contraccezione offerte a tutti sono gli unici modi, veramente garantire questi diritti, sono gli unici modi non solo per fare una cosa giusta, sul corpo delle donne, ma sono anche gli unici modi veri per ridurre il numero di ricorsi all'aborto. Quindi, diciamo, anche in una prospettiva, quale immagino che sia quella della Presidente del Consiglio, una donna, una madre cristiana, ma anche da una prospettiva di credenti, davvero l'unico modo per ridurre l'accesso all'aborto è di fatto garantire il diritto all'aborto, all'informazione, all'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Si vuole fare questo, allora si sta dalla parte delle donne e anche dalla parte della vita. Si vuole fare altrimenti, evidentemente non si sta né dalla parte delle donne né dalla parte della vita. Io penso che sia piuttosto grave questa sparizione dalle bozze. Poi la Presidente dice: ma no, fidatevi, assolutamente non è così. Quindi confidiamo nel fatto che poi nei documenti che escono ci sarà la parola aborto, ci sarà il diritto all'aborto, perché davvero è l'interesse di tutte e di Sì, tutti, non soltanto ricordiamo delle femministe.